Il rumore rappresenta uno dei maggiori rischi per l'uomo. Si può affermare che tutti conviviamo con ambienti sfavorevoli dal punto di vista acustico. Tanto è frequente questa condizione che oggi possiamo definire questo un rischio ubiquitario, presente ovunque. In fisica, per suono o per rumore, intendiamo un'onda energetica che, una volta generata, si propaga ed è in grado di eccitare il nostro apparato uditivo. Per capirci, quando un oggetto o una superficie vibrano abbastanza rapidamente, si genera un'onda che noi appunto definiamo onda sonora. Ciò che noi definiamo effetto sonoro è il risultato di questo movimento, quindi di questa vibrazione. Vibrazione di un corpo che può essere una corda, un elastico, un pezzo di legno. Una volta terminato il movimento, il corpo sostanzialmente non emette più suoni o rumori. Attenzione, se le vibrazioni sono regolari, uguali l'una all'altra, otteniamo un suono. Quando le vibrazioni sono irregolari, disuguali tra loro, quello che si ottiene come effetto è un rumore. Riepilogando, la distinzione tra suono e rumore è legata alla qualità delle vibrazioni. Vibrazioni regolari uguale suono, vibrazioni irregolari uguale rumore. Certo, un rumore può diventare anche suono se viene inserito in una composizione organizzata. Nel nostro tempo molti musicisti suonano con i rumori. Non voglio complicare molto, però alcune altre cose vanno dette. Tra le caratteristiche del suono e del rumore c'è l'intensità, che rappresenta la forza esercitata da un suono, da un rumore, sull'apparato uditivo e si misura in decibel. E anche c'è la frequenza, che è il numero di vibrazioni complete nell'unità di tempo e viene espressa in hertz. Sorridendo si può dire che esistono dei rumori amati. Le onde contro le rocce, la pioggia sulle finestre, la camminata sulla neve, le risate dei bambini, il canto degli uccelli, il vento che passa tra le foglie degli alberi o il vino che viene versato, potrei continuare ancora. Mi viene in mente la pancetta che frigge, il rombo di una Ferrari o classicamente il canto delle balene. Tutti riconosciamo rumori odiati o almeno fastidiosi anche. Ad esempio, pensate a qualcuno che tossisce o che si lamenta, all'allarme dell'auto, il trapano del dentista, lo stridio del coltello sul piatto, un rubinetto che perde, una sedia che viene strisciata sul pavimento, o ancora, che so, i clacson, il traffico. Ed anche ci sono rumori che fanno paura. Pensate ad esempio alla folla. La liguirofobia è la paura dei rumori improvvisi e forti. I danni a carico dell'udito causati da esposizione a questo rischio presenti negli ambienti di vita si definiscono socioacusia. La socioacusia sta assumendo una rilevanza sempre maggiore nel mondo occidentale e si lega in particolare alle nostre attività ricreative. Pensate su tutte all'ascolto della musica ad alto volume o alla pratica di sport venatori o motoristici. La diminuita capacità di udire si definisce ipoacusia. L'ipoacusia è una malattia cronica. Alcune forme sono strettamente collegate al lavoro che le persone svolgono, tant'è che sono tabellate e si chiamano ipoacusie professionali. I segnali iniziali della ipoacusia sono poco avvertibili. Purtroppo però, perdurando l'esposizione, gli effetti si concretizzano e danno luogo alla vera e propria malattia e ad una difficoltà progressiva a comprendere le parole. Capite bene che scarsa qualità della vita tocca a chi non sente bene. Per completezza di informazione, la perdita di udito può essere anche acuta, ad esempio legata ad un'esplosione o legata a traumi a carico dell'orecchio. In questi casi si tratta sempre di danni legati alla struttura, per esempio la rottura del timpano o altri tipi di danno. Il rumore si può misurare. Per misurarlo ci vuole un fonometro. È uno strumento costituito da un microfono, un amplificatore, in genere un amplificatore elettronico, e uno strumento che registra. Con il fonometro si possono determinare l'intensità e la frequenza. Poi si fanno alcuni calcoli ed è possibile in un secondo momento stimare con precisione l'esposizione dell'uomo nel tempo. Anche la capacità di udire si può misurare.
L'esame si chiama audiometria. È un test non cruento, si esegue con un'apposita attrezzatura che si chiama audiometro, viene eseguito in genere da personale specializzato e dura sostanzialmente pochi minuti. Ci si avvale di cuffie particolari o anche di ambienti particolari che si chiamano cabine insonorizzate.